Derby elettrizzante quello tra Futura 2000 ed FC Villasorra, squadre storiche del campionato WISP di Cagliari che si affrontano a viso aperto per uscire un po' dall'anonimato della media-bassa classifica e tentare un ingresso nei play-off da raggiungere magari con un brillante girone di ritorno, a partire da questo derby che potrebbe essere un trampolino di lancio. Il Futura entra in campo con De Sii, Simula, Meloni, Mattana, Carracoi, Brazzo, Mancoso, Puddu, Sciola, Mereu, Littera. Risponde l'FC Villasorra con Pillai, Vacca, Matta, Mocci, Montis, Meloni, Schirru, Matta, Alessandro, Pes, Piras, Marungi. Le due squadre ricordano Artan, un ragazzo albanese in coma che lotta tra la vita e la morte, e gli dedicano la gara. Timido tentativo dell'FC all'inizio gara con un velleitario tiro di Pes che sorvola di molto la traversa. Al 15° minuto il Futura passa in vantaggio, un missile di Mancoso su punizione che il portiere Pillai non trattiene e ne approfitta Brazzu che insacca con un tiro al volo che non lascia scampo alla difesa degli ospiti. L'FC Villasor non ci sta e con una punizione da 20 metri colpisce la traversa al 22° minuto. Il secondo tempo si apre con il Futura che raddoppia, ma l'arbitro annulla per presunta carica al portiere. Contropiede dell'FC che viene incredibilmente sprecato da Matta, che si perde in un bicchiere d'acqua, sprecando un'ottima occasione. Il Futura allora costruisce una buona occasione con un pin grandioso che si accentra partendo dalla sinistra e fa partire un tiro che sfiora il palo. Gli ospiti vogliono assolutamente pareggiare ed in inferiorità numerica per l'espulsione di Marungi sfiorano il gol sempre con Matta che incredibilmente sbaglia davanti all'ottimo De Sii. Al 7° minuto di recupero l'FC pareggia ma l'arbitro annulla giustamente per un tocco di mano. Dopo 13 minuti di recupero, all'ultimo istante, con due uomini in meno, l'FC pareggia con Pes dopo una fantoziana ressa in area e la colpevole complicità della difesa del Futura, assolutamente inconsistente nell'ultima frazione di gara. Ci troviamo con il signor Pino Carboni, allenatore dell'FC Villasorra. L'FC è sembrata un po' confusa all'inizio della partita e un po' priva di idee. Avete bisogno di più concretezza là davanti o è solo stato, o solo una questione di condizione fisica? È che abbiamo subito quel gol subito all'inizio e ci ha un po' tagliato le gambe. Fino a ripartire poi il primo tempo non siamo riusciti più a prendere le redini del gioco e poi abbiamo avuto quest'handicap del nostro uomo di quello che si è fatto espellere, perché è quello che ci detta tutto lui, è il nostro cannoniere, tutto, un po' l'hanno innervosito che lo conoscevano e poi l'arbitro alla fine non ha fatto qualche punizione, lui si è innervosito e si è fatto espellere. Pareggio meritato se si pensa che è stato raggiunto con due uomini in meno. Sì, ma abbiamo sprecato però prima di andare in 9 uomini, in 10 uomini, ha avuto 3 occasioni d'oro noi in contropiede qui e non siamo riusciti a mettere dentro ingenuamente, perché sennò il pareggio l'avevo fatto molto prima. Poi esatto, la questione è stata più di mentalità. Sì, sì, secondo me sì, perché il primo gol all'inizio, il primo tiro e poi il primo tempo l'abbiamo fatto male perché non riuscivamo a costruire. Secondo tempo, anche se eravamo in 10 con un uomo in meno, abbiamo dettato, perché abbiamo meritato più noi nel secondo tempo. Le pallone ce l'avamo noi, anche se eravamo uno in meno. Io ho tolto un terzino perché, per rischiare, e mi è andata bene, perché ho messo una punta in più togliendo un terzino, sono rimasti quei due dietro, però alla fine dovevo fare così. E il pareggio ci è riuscito, anche se dico che se eravamo riusciti a fare il gol 5-6 minuti prima, secondo me la partita l'avevo vinta noi, perché loro non c'erano più, secondo me, gli ultimi minuti. Eccoci qua con Ignazio Mereu, l'allenatore della Futura Villasorra. Una vittoria che poteva far bene, e invece è arrivato un pareggio in extremis con due uomini in più. Cosa è successo? È successo che ci abbiamo messo del nostro e anche l'arbitro ha messo del suo, perché ci ha annullato un gol validissimo, il secondo gol, che la partita era finita lì, secondo me. Poi ci ha fischiato un paio di fuorigiochi inesistenti, tanto per cominciare. All'inizio della gara siete passati in vantaggio e avete dimostrato una sorta di anche una freschezza fisica. C'è però qualcosa che manca per far quadrare il cerchio. Che cos'è secondo lei? Un secondo tempo troppo spento, secondo me. Purtroppo ho fatto troppi cambi e qualcuno non si è allenato quasi niente di quelli che sono entrati e ho sbagliato io, perché mi prendo tutte le responsabilità. Ho sbagliato senz'altro a far entrare gente che si è allenata pochissimo, tanto per farli contenti. E un'ultima domanda: che cosa chiedete a questo girone di ritorno? Cosa chiediamo? Noi la squadra ce l'abbiamo, è una squadra che può far
bene e può prendere molti punti alle squadre che sono partite per vincere il campionato. Ce la possiamo giocare con tutti, se giochiamo come sappiamo giocare, ma a volte ci perdiamo, abbiamo regalato un sacco di punti qui, specialmente a Villasor, passato in vantaggio un paio di volte con molte squadre e ci siamo fatti fregare all'ultimo come oggi e anche con altre squadre, ci siamo spenti nel secondo tempo. Abbiamo paura di vincere qui a Villasor, abbiamo paura di vincere.